Nella pagina del Vangelo di oggi, il Signore Gesù preannuncia la distruzione del Tempio di Gerusalemme, poi avvenuta nel 70 d.C. Preannuncia anche delle sofferenze, delle guerre, delle carestie, delle pestilenze. La storia degli uomini, sappiamo, è fatta di queste cose e sarà così anche nel prossimo futuro. Egli ci dice: guardate, state attenti, verranno delle persone, dei falsi profeti che diranno che sono venuti a liberarvi. In realtà non sono io. Voi invece pregate, vigilate, perché alla sera della vita sarete giudicati sull'amore. Dunque, questi segni devono invitarci alla nostra conversione, ma soprattutto devono invitarci a confidare nell'infinita misericordia di Dio. Buona giornata.